Abbiamo iniziato mercoledì questo periodo della Quaresima che ci porterà alla Pasqua della risurrezione di Gesù. E in questa prospettiva anche dobbiamo vedere questo tempo, come cantavamo all'inizio, che è un tempo favorevole, un tempo propizio che ci è offerto per lasciarci guardare da Gesù e guardarlo anche noi, lasciarci prendere il cuore da Lui, in modo che davvero possiamo, assieme a Lui, vivere da risorti in questo mondo, in questa storia, in piena libertà. A questo ci deve portare la Quaresima. Non è un periodo in cui dobbiamo stare tristi, col volto triste, no, no, ce lo ricordava anche oggi il Papa, ma è un periodo in cui davvero ci dobbiamo innamorare. Perché innamorato non è triste, è innamorato, fa l'esperienza di essere innamorato, è gioioso perché finalmente ha incontrato o uno o una che gli ha preso il cuore. Ecco, questo è un periodo in cui dobbiamo lasciarci prendere il cuore da Gesù, da Dio che si è manifestato in Cristo Gesù. E questo ci dice la liturgia di questa sera attraverso le parole che abbiamo ascoltato, il Vangelo di Marco, brevissimo, che ci racconta la tentazione di Gesù nel deserto. Gesù, è bello che dopo aver ricevuto il battesimo da Giovanni Battista, lui che si è messo tra i peccatori, si è messo in fila con i peccatori, lui che è giusto, che è venuto per salvare tutti, vuole condividere la vita e chiedere perdono a Dio in nome di tutti. Lui, senza peccato, si mette in mezzo ai peccatori per accoglierci tutti, per sposare la nostra carne umana, per parla sua e chiedere perdono a Dio per tutti. Bene, poi viene detto che lo Spirito, così si aprirà il Vangelo di questa sera, lo sospinse, lo gettò, dice il testo, lo gettò nel deserto per 40 giorni. Deserto, che cos'è questo deserto? Ebbene, il deserto è un luogo invivibile, dove a volte manca la possibilità di vivere, manca l'acqua, il sole che ti brucia, ci sono i serpenti velenosi, ci sono tanti imprevisti, puoi perdere l'orizzonte, smarrirti. Vi raccontavo un amico che ha passato un periodo nel deserto e che un giorno era uscito dall'erba dove lui stava, si è portato un po' di acqua, però lui credeva di avere degli impedimenti, poi nel deserto non ci sono gli impedimenti. Non c'è via tale, niente, c'è sabbia e basta. E lui ha perso la strada e poi stava morendo, riasso, perché senza acqua non si può vivere, insomma. Quindi bisogna stare molto attenti. E guardate, Gesù è colui che si immerge nel deserto, ma il deserto è la vita, questa vita nostra, questo mondo nostro, a volte è un deserto, in cui riteniamo di avere dei punti di riferimento, ma poi questi punti di riferimento saltano perché la propaganda, perché la pubblicità massacrante che ti bersaglia ogni giorno ti toglie e ti crea nuovi punti di riferimento. E poi in questo mondo in cui c'è violenza, in cui a volte non sai di chi fidare, se parliamo bene a quello che avviene nelle famiglie che si ammazzano, di chi devi fidare? Veramente più deserto di questo, questi 40 giorni di cui si parla qua, sono un'esperienza completa, è la vita completa. Gesù la sperimenterà nel deserto, però la sperimenterà questo deserto poi lungo la sua esistenza, che avrà la sua conclusione nel dono della vita. Gesù qui viene detto che viene Satana per tentarlo, tentato da Satana. Matteo e Luca raccontano in modo più particolareggiato. Marco accenna appena che Gesù è tentato, ma teniamo presente che le tentazioni ci saranno poi nell'esperienza di Gesù. Anche dallo stesso Pietro c'è un momento in cui Gesù ha annunciato che dovrà soffrire, dovrà salire a Gerusalemme, essere consegnato, e Pietro gli dice: questo non ti accadrà mai, non lo devi dire nemmeno per scherzo. E Gesù gli dice: Satana, mettiti dietro. Guardate
che uno può diventare il tentatore, il satana per l'altro, il divisore, colui che ci divide da questo innamoramento di Dio, e così le circostanze della vita a volte possono diventare sataniche, diaboliche, perché ci dividono dal progetto di Dio, dal cuore di Dio, da questo innamoramento di Dio che ci propone la vita. Dio è venuto per insegnarci a vivere, per educarci a vivere, per avere la libertà, per decidere noi, per scegliere noi e non lasciarci determinare da forze a volte violente che determinano la nostra vita e le nostre scelte. Allora, questo, il periodo di Quaresima, ci è donato perché possiamo di nuovo lasciarci guardare da Gesù e guardare Lui in modo che la nostra vita sia determinata dal suo sguardo. Per cui Gesù ci dice: convertitevi, convertitevi, mi coinvolge anche noi, che cambiate mentalità, innamoratevi di me, questo vuol dire. Siccome cambia mentalità, comincia a vedere le cose diversamente davvero chi è innamorato. Vede a partire da questo rapporto nuovo che si crea nell'innamoramento, tutto si legge a partire da questo rapporto nuovo, si organizza la vita. Bene, se vi lasciate prendere da me, dice Gesù, organizzerete la vostra vita a partire dal mio Vangelo, dice Gesù, convertitevi e credete e radicatevi, fondate la vostra vita su via d'annunzio che è il suo volto, che è il suo vissuto, che è la sua esperienza. E credete al Vangelo, questo ci dice, perché il regno di Dio, perché la bontà di Dio in me si sta manifestando, dice Gesù. Ma è il periodo di Quaresima, è il periodo che ci viene offerto, perché davvero possiamo farci rifare nuovi dalla presenza di Gesù che ci vuole ricreare, ricostruire dall'interno e darci la possibilità di vivere da uomini liberi all'interno di questo nostro mondo. Guardate che noi molto spesso siamo determinati, le tentazioni avvengono anche nella vita nostra, siamo determinati da tanti fatti, da tante circostanze che ci dominano, che sono dentro di noi, nel nostro cuore, per cui la necessità di convertirci continuamente, di cambiare mentalità continuamente, lasciandoci determinare unicamente da Gesù. Allora, se vogliamo sapere, e termino, che cosa ci dice Gesù? Credo che questo periodo di Quaresima è un periodo in cui questa lettera d'amore la dobbiamo leggere ogni giorno. C'è un innamorato che ci ha scritto una lettera ed è il Vangelo. Allora questa lettera d'amore che l'innamorato ci ha scritto la dobbiamo leggere e rileggere a seconda di come il nostro cuore avrà sempre un senso nuovo. Non dobbiamo credere che il Vangelo l'abbiamo letto una volta, ormai lo sappiamo. No, no, se lo leggiamo da innamorati, nella consapevolezza che c'è un volto che ci ha conquistati, quel Vangelo, quella via della notizia, ci metterà ancora in cammino, in modo nuovo, e ci aprirà sensi nuovi, comprensione nuova del volto di Dio, della bontà di Dio. Allora questo vi invito, davvero questo periodo di Quaresima, sia periodo in cui staremo ad ascoltare quotidianamente, impegniamoci a leggere quotidianamente una paginetta del Vangelo, 10 minuti al giorno, non sono perse, come l'acqua fresca che ci rende fresco questo rapporto d'amore tra Dio e noi, perché Lui ci vuole bene e se noi lo guardiamo, ci lasciamo abbracciare, gli vorremmo bene e la nostra vita cambia e daremo un volto nuovo a questa nostra società, perché poi ognuno di noi diventerà una goccia d'acqua che dà un senso nuovo a tutta l'umanità. Noi a volte diciamo che l'umanità è cattiva, che c'è tanta malvagità, che c'è violenza, però se ognuno di noi si lascia prendere il cuore da Gesù e diventa lui una goccia d'acqua nuova, pulita, un balsamo per questa nostra società, questo è l'impegno che prenderemo, allora questo nostro mondo può cambiare. Signore Gesù ci accorga.